Oddio, non c'edo niente. C'edo nulla. Ma dove siamo? No, raga, qui siamo. No, 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 no. Io non mi fido. Io non mi fido. Devo atterrare assolutamente. Dov'è l'aeroporto? Oh mio Dio, che. Oddio. Ma non è l'aeroporto questo. No, forse è dall'altra parte. Credo. Non mi ricordo da quanto tempo non ci torno io qui. Si è aperto. Appena tocco terra, me ne scappo! No, guiderò mai più un aereo in vita mia, mai più! Mai più! Mai più! Allora, come faccio ad uscire da qui? Come diamine faccio adesso? Sì, qua passa gente. Voglio una macchina! Voglio una macchina, vi prego! Non voglio rimanere qui. Già mi fanno terrore gli aerei adesso. Fermo! Fermo! Grazie, ti sei fermato. Allora, ora dammi la macchina, disgraziato. Che pezzo di schifo. Chissà come saranno i miei amici. Possiamo provare a chiamarli magari. Ok. Andiamo a contattare. S. Skipper, ok. Chiamiamo Skipper, dai. Pronto? Chi è a quest'ora di notte? Anzi, è vero, è mattina. Ciao Skipper! Ma sei la persona che. Scusa, no, sono un po' confuso. Credi che io No, sia? scusami, sono ancora un po' assonnato. Ma sei proprio tu, Mario? Ma Mauro fra 100 anni. Sì, sono Mario. Ehi, Mario, da quanto tempo? Come va? Tutto bene, tutto bene. Tu che mi racconti? No, io di niente non ti racconto nulla di bello. A parte che abbiamo fatto tante macchiette, tante feste, Ah, sì? tanti casini, tante scopate, tanti casini. Cioè, siamo andati al casino a fare tanti giochi. Cioè, siamo stati con i nostri amici. Non abbiamo fatto scommesse, però ci siamo divertiti a cazzeggiare, queste cose qua. Ah, beh, sono contento. Detto ciò, comunque, ci vediamo fra mezz'ora. Dammi il tempo. Sì, ma io non ho tutto quanto il giorno, sinceramente. No, no, solo mezz'ora. Anzi, se Sì, ma io non ho vuoi. voglia di Anzi, aspettare se vuoi, mezz'ora. passa proprio domani, ci vediamo Sì, direttamente ma domani. non ho voglia di No, aspettare dai, sto domani. scherzando. 5 minuti di vesto, dai. E là! Bella! Da Ciao, quanto caro! tempo? Oh, da tanto! Ma che cazzo sta succedendo qui? Una rissa sotto casa mia. E che cavolo ne so? Io passo la. Mario, ma È sempre brutto un tu tizio. sei! È colpa tua! No, è brutto un tizio con la macchina da là. Si è messo a correre come un deficiente. E ormai adesso si trova qua. E tu cosa gli hai detto? Non ci ho detto niente, sto davanti alla porta. Non è la novità, purtroppo. No, non ci fare caso, a volte dico delle cazzate perché sto ancora nel medio del sonno. Ho dormito poco, non ci fare caso. Pure. Ah, io c'ho ancora sto caspito di paracadute, no? Ho capito il caspito. Vabbè. Andiamo a chiamare il fantasma. Da quanto tempo il fantasma? Ah no, il fantasma l'ho visto ieri sera. Fantasma, ci Fantasma! sei? Se sei in casa, dacci una voce. Ma dove è il fantasma? Io direi di chiamarlo. Oppure, Mario, c'hai presente quegli scherzi che fai alla mia porta? Perché non fai lo stesso con il fantasma? Ci penso Ci io. pensi tu? Ah, mi Come sembrava ingiusto che lo facessi solo con me, con il fantasma no, eh? no? Sonic, Ma perché lui? perché Sonic è sempre puntuale. Ah, comunque a proposito, Poi avevo strano. dimenticato di dirti Dimmi. che il nostro fantasma ha traslocato, non sta più in questa casa. E tu non me lo dici? Ma me lo dici? Dimmelo prima che busto la Scusa, porta, magari la casi qualcun ti stavo altro. dicendo, è una lunga storia, il Dici. fantasma, la vedi quella casa dietro di te? Si è trasferito proprio nella casa a fianco. No, sai com'è? Nel condominio. Sì, sono successi vari casini. Siamo stati sfrattati di casa. Sfrattati di casa, cioè Ma abbiamo. questo è Cioè, deficiente, ma voglio questo è dire. deficiente, ha Cioè, scelto. volevo. Cioè, questo è deficiente, ha scelto il Cioè. condominio alla casa tutta Sì, sua. volevo dire. Il fantasma ha fatto lo sfratto di casa. Non. Guarda, Questo guarda. qui volevo dire. No, mi scoccio di bussare. Esplosivi, esplosivi, vai con gli Sì, esplosivi! assolutamente sì. Spero solo che il fantasma non si stia sentendo la musica che salterà. Fantasma! Ho la borsa, la vita! Ti do 3 secondi per 3, rispondere! 2, 3, 2, 1. 1! Ah! Sì, anche oggi. E che cazzo? Ma che
Ehi là! Ma che c***o! Mario, ma che ci fai qui tu? Sono tornato. Siamo venuti un po' a rompere il cazzo anche a te, sai com'è? Mi sono trovato verso le 6:30 del mattino, Mario davanti alla porta che mi chiama tutti assonnati, allora abbiamo pensato di venire a rompere il cazzo a te, così andremo pure a casa della merda di persone a rompergli il cazzo. E quindi è venuto prima da te, giustamente tu non mi hai avvertito, eh? Ma io non ti ho avvertito, perché quando Mario mi ha chiamato, visto dai, andiamo intanto. Del sonno. Ma come ti è venuto in mente? Dovevi farmelo sapere. Mi sono dimenticato, porca vacca. Ma quando mai tu ti scordi di fare qualcosa? Non mi posso ricordare tutto io, genio. Quindi noi dovremmo avvertirlo, Sonic? Ma io direi di no, fregiamo. Ah, dobbiamo fargli una sorpresa, chissà se lui è felice di vederlo. Ok, adesso ci manderà a quel paese tutti quanti. Adesso tocca andare a San Fiore a prendere Sonic. Però aspetta un momento, sbaglio che hai detto che Sonic si è trasferito? Sì, l'ha detto lui, l'ha detto lui. Che cazzo di trasferito? Dove si è trasferito, Skipper? Io non mi ricordo. Nemmeno io mi ricordo. Scusa, chiamiamo Sonic. Bene. Sì, mi sa che è meglio. Così non ci prendiamo nessuna responsabilità. Cioè, chiama Sonic così, insomma. Ok, vabbè, mi sa che dobbiamo chiamare. Sì, ti conviene, guarda. Ok. F, F, G, G, Sonic. Ok. Ok, chiamiamo. Vabbè, intanto andiamo. Continua verso San Pietro. Dopo posso andare in bagno, devo fare la cacca. Sonic! Ehi, Sonic! Sonic! Ah? Sonic, ehi! Chi è? Sono Mario! No, Mario non può essere. Mario non è qui. No, non è possibile. Sono Mario, dove hai? Dove sei? Io non conosco nessun Mario. Ma smettila, deficiente, no. Dove sei? Io sono a casa, come dove sono? Sei sempre a San Fierro, vero? No, non cercarmi, non ti preoccupare, non sono a San Fierro. Sonic, dov'è che vivi adesso? Su Vinewood, mi sembra? Su Vinewood, no. Io vivo sul tetto di casa mia. Oh, Gesù! Sonic, io ti sto venendo a prendere! No! Fatti trovare giù! Non ti preoccupare, non ce n'è bisogno! No, no, ti sto passando a prendere! No, non ti preoccupare, ma caso devo sistemare! Ho un po' di cose da sistemare! Che devi sistemare? Che devi sistemare la casa? Ma un paio di calzini con... Senti, le pulizie di primavera si fanno in primavera, non mica in inverno! Ok, senti, fammi scendere, devo fare la cacca. Aspetta un attimo. Ma quello c'ha la carta igienica? No. Cazzo, allora devo entrare in casa, porca puttana. Ti pulisci con le foglie. Che facciamo? Usciamo o entriamo? Vabbè, esco, dai, esco. Oddio. Ok. Non compriamo niente! Sonic! Io non sono Sonic. Sonic, sono Mario. Polizia, ma in alto! Sonic, sono Mario. No, tranquillo. Sonic, tranquillo, sono Mario. Sono Mario. Sei Mario? Sono Mario. Sì, sei davvero Mario, sono dimmi, Mario. Il fantasma ha cagato in macchina? Ma certo che l'ho fatto! Cretino, esci! Cazzo, allora è davvero Mario. Sì, esco subito, 8 secondi, devo sistemare un po' di roba, ok? Non ti aspettiamo! Sì. Dai, su, sbrigati! Iniziato ad andare senza di me, sono serio, non mi preoccupare. No, dai, ti aspettiamo! Calma, dai! Noi ti aspettiamo qui. Ma c'ho detto a posto! Ti aspettiamo! Muoviti, devo fare la cacca! Ciao Sonic! Bella! Da quanto tempo! Incredibile! Ciao amico, come va? Levami quelle cazzo di mani di dosso! Grazie, adesso in onore di vecchi tempi andiamo in discoteca! Yeah. Sì! Andiamo a farci un giro, poi andiamo in discoteca! Ma dai! Vabbè! Dai, andiamo in discoteca! Dai, andiamo in discoteca! Abbiamo bisogno di rilassarci! Ah, sì! Dai, rilassa. Andiamo! È il momento di scatenarci! Dove sta andando, fantasma? Dai, sto cercando la discoteca! Un attimo! Stasera avverrò a me! Perché hai chiamato i pupi? Non li ho chiamati i pupi. Ah, non li hai chiamati? Porca ma cosa cazzo ci fanno? Che città di me. Perché li ammazzi? Dai, andiamo su. Eccoci qua. Siamo arrivati. Bellissimo. Non vedo ragazzi. Adesso mi devo prendere assolutamente una bella bottiglia di birra. Per dimenticare tutti i soldi che abbiamo perso. Soldi che avete perso. No, ma scusa. Soldi che ha perso. I soldi che ho perso della bolletta. Ecco. Capite quando parlo. Sì. Mamma mia. Sì. Accidenti, siete più brilli di me, oddio. Io sono ancora ora si mette a pisciare su una donna, ma volevo dire. Si
affisciare sulla donna. Cosa, cosa c'è in questa bottiglia? Ma che cosa c'è in questa bottiglia che non mi sono preso? Accidenti. Non ce la faccio più, veramente. Ragazzi, portatemi a casa. Portatemi a casa. Fantasma, siamo qui. Dove? Vedi la manualità. Vi vedo, non sono scemo. Vi vedo. Ragazzi, devo assolutamente. Toglietegli l'alcol da mano. Non questo è un fucile deficiente. Non fatelo avvicinare al bancone. Andate tutti a farvi fottere. Ma che cosa ne sapete voi della mia vita? Io mi sono guadagnato da vivere. Ho dovuto traslocare. Ho dovuto dare dei soldi alla puttana. Alla puttana? Sì. Quale puttana? Scusa? Alla puttana che mi ha presentato soldi. Davvero? Ah, che gentile. Quella puttana che mi sono passato io minimo 40 volte. Ma dai, ma l'ho pagata io con i miei soldi. Ma vedi sto gabbasso. Ma che cazzo me ne frega a me? Ma sei un bastardo. Sì, vabbè, dai, una merda che fa ectoplasma. Levami quelle cazzo di mani di dosso che fai schifo. Ok ragazzi, allora scateniamoci, vai. Io oggi voglio ballare, oggi voglio pisciare, voglio cagare, voglio fare tutte quelle cose che mi perché non ti ammazzi con un grissino. Un grissino di merda, tra l'altro. Qualcuno ha un grissino, ragazzi, che ho fame. No, 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 Mario, non dagli nessun grissino. L'ultima volta è andato a finire male. Infatti non ne ho, infatti non ne ho di grissini. Volevo chiedere una cosa. Viva. Ma per caso quel frigorifero che hai venduto con le merde dentro, che era il mio? Sì. Ma no, ma poi te l'ho ridato. Te l'ho ridato, no? Ma cioè, è vero, oddio, no, no, erano i rifiuti dell'immondizia quelli là con la merda dentro, è vero. Già, schifo, e tu ti metti sempre a scherzare su queste no, cose. Io sono molto ironico, voglio scherzare e giocare con queste cose. No, te la prendere, fantasma. Beh, allora mi sei divertito un sacco senza di me. Allora vuol dire che forse... Abbiamo rischiato tante volte la vita, soprattutto con l'area 51. Rischiato la vita con l'area 51. No, se vogliamo no, dire... Fatto del ride. Voleva dire Apollo 51. Apollo 51. No, il fatto è che si divertiva con i meme sull'area 51, no? Sì, esattamente. E moriva dal ridere. Questo esattamente. Sì, sì. Una volta ho sognato che stavamo nell'area 51 e che ci stavano proprio in esercito... Che ci volevano dare la cazzo proprio perché il fantasma era spacciato della cocaina. E certo, giustamente il protagonista del sogno sono sempre io, giusto? Sì, sempre. Mi ricordo che poi fantasia. Basta, ragazzi, devo trovare assolutamente un bagno perché devo pisciare. Vieni, fantasma. Ma tu da dove sei comparso, Skipper? Dal nulla. Wow. Mi ero buggato nelle mura. Fantasma, vuoi uscire? Un attimo, sto pisciando! Esci! E si accanda! Un attimo! Ma che cazzo? Adesso esco. Fantasma, ma che cazzo di problemi hai? Stavo pisciando, ok? Problemi di incontinenza. Sì. Volete scendere, dai? Ma sei una testa di cazzo, sei una testa di cazzo! Che stai dicendo? Io no, stavo giocando a sasso carta forbici. E io ho perso, te pareva. Ecco, io ti devi offrire tu. Io ho i soldi, è vero che ce li hai ancora i soldi? No. No! Dai, andiamo, su! Non ce li ho io i soldi. Dai, usciamo, va. Sono nel senso che devo... voglio cercare di vincere la scommessa. Che bello questa, mamma mia. Ok, adesso sonno, voglio andare a casa. No, perché andare a casa quando potremmo farci un giro insieme come vecchi tempi? Ma perché dobbiamo farci per forza un giro? Perché non posso andare a casa, coglione. E tu ce l'hai a casa, vero? No. Andate a andare strottato di casa tre volte. Volevo dire strottato, cioè ho fatto la pulizia della casa almeno 3-4 volte. Ah, spero che ti scada il contratto, lo sai. Ma vaffanculo, tu il contratto. Meno dei contratti, però. Giusto, parliamo della garanzia del frigorifero. Certo, fantasma. Tra l'altro, il mio. Il tuo, ma quando mai? Non è mai stato tuo. È vero, sto scherzando, l'ho visto in esposizione in un negozio, pensavo fosse mio. Esatto. Solo perché stava la marca del pinguino su. Non so ancora per quale motivo l'avete rubato. Ma dove stiamo andando, Mario? Perché Usciamo da questa macchina. Sei una testa di cazzo! Una gran testa di cazzo che più testa di cazzo non si può! Vieni e stai zitto! Testa di cazzo! Vieni e stai zitto! Testa di cazzo! Devi stare zitto! Testa di cazzo! Ok, la meta qual è? Andare a fanculo! Prima andare a modificare la macchina. Quale macchina? Questa. Ah, questa è una macchina! Ma se non è neanche la nostra, perché la vuoi modificare? E così diventa mia! Qua assomiglia alla macchina! Assomiglia alla macchina che tipo abbiamo venduto nel... Macchina, ma quale macchina? Ma che cosa dici? Voglio sentirla.
noi dovevamo andare a prendere una macchina e consegnarla ad un tizio, sì. Però nel frattempo è esplosa. Ah. E quindi abbiamo perso la macchina. E come avete risolto la faccenda? No, no, in pratica abbiamo chiesto scusa e lo abbiamo risarcito. Ma cosa dite, ragazzi? Sì. Ma che cazzo è stata così? Vero che è stata così? Ma ancora un altro Sonic. No, allora, il fatto che al nostro Sonic troppi film d'azione di macchine, tipo Fast and Furious, gli ha fatto male. Per questo la notte fa questi sogni, è vero? Oh, sì, certo, Fast and Furious era bellissimo. Sì, ma non litigate adesso, dai. Non litigando. No, non siamo litigati. Siamo scherzati. No, che bello. Non c'è mai stato i nostri fatti vecchi giocherelloni. Ma adesso sì, mi piace questa macchina. Che stima. Ma ora Mario, dove cazzo andiamo? Incredibile, cioè giro. Quanti soldi ci volete? Quanto costerebbe una macchina del genere? Invece di andare in banca, che ci arrestano, e potremmo andare in prigione perché se tu rapini una banca è un atto bancario ed è illegale, perché non ci facciamo un giro? Wow, come come siete cambiati? Beh, sai, allora Mario, abbiamo ascoltato i tuoi consigli prima che te ne sei andato, e abbiamo capito che fare questi atti volontari è scorretto. Sarebbe come, insomma, pisciare su una donna. Giusto. Sarebbe tipo come, che ne so, far esplodere una macchina con dei soldi dentro. Queste cose sono proprio fuori dal... Siamo assurdo, siamo molto maturati in questi mesi. Beh, sono contento per voi. Ecco, quindi non c'è bisogno di andare in questa banca, anche perché proprio ogni volta che io vedo delle armi, ecco, pure questa che ho in mano, veramente, io vomito, veramente. A parte che mi sta venendo... Bisogna ripudiare la violenza, ecco. Oh, questo è il fatto. La violenza la ripudiamo per la pace. Giusto, esatto. Ecco, quindi... Parole, non mi sembra giusto. Quindi adesso, e per dimostrarti di quanto, insomma, siamo cambiati... Uh-huh. Adesso, se puoi, adesso andiamo, insomma, andiamo a fare la spesa. Sì. E ti offriamo una grigliata, facciamo. Giusto. E sì, ti offriamo bene, un picnic. Dai, penso io alla barbecue. E ti offriamo tutto con i soldi miei, cioè i nostri voi, soldi gratuiti. Cioè, ce li dividiamo, insomma. Però sono gente, cioè, ragazzi. Quali soldi? Non c'è. Mario offre la roba, poi con io calma lo ripaghiamo. Sono anche a facentini. Stiamo scherzando, ti paghiamo. Certo. Come ho speso io i soldi per comprare le case in cui voi vivete. No, non sto. Che bello. Noi devi sapere che tu pensi io prima di tutto non sto scherzando. Secondo, cosa è successo ai miei soldi? No, tutti i tuoi soldi in pratica sono in banca. Se lo vedi tranquilli in banca, devo andare a controllare. Ma no, andiamo a farci un giro, la banca può aspettare, dai. Mario, abbiamo una sorpresa. C'è una sorgenza. Il fantasma deve andare a fare la cacca, quindi lo fai andare a fare la cacca, sennò mi cacca sulle gambe. Ma l'ha fatta già nell'altra macchina. Ho fatto pipì. Okay. E poi deve cagare. E tra virgolette, Sonic, ti hai seduto proprio sulla cacca del fantasma. Che schifo. Dai, io ho fatto la pipì, ok? La cacca richiede ancora più tempo, ok? Che devi fermentare? Sì, credo di sì. E la miseria. Ah, e a proposito, ho bisogno di... Dopo avrei bisogno di una mano. Quindi se ti fermi, ecco, in qualsiasi punto. Senti, Skipper, non è che... ho capito che CJ ti ha... Che tu hai pagato CJ... Hai ripagato le cinesi CJ in natura, però... Potresti evitare di ripeterlo sempre? Perché mi fa venire incubi così la notte. Meglio! Dai, fantasma, se devi cagare, puoi cagare. Bene, grazie, ragazzi. Mi fate la guardiata. Assolutamente, sì. Noi siamo qui belli, tranquilli, e noi gli facciamo la guardia lì con calma. Va bene. Io vado a farmi un giro. Ecco. Non devi dire neanche una parola. Ragazzi, perché mi state guardando? Dovete farmi la guardia. Ti guardiamo le spalle.
cazzo, allora volete finirla di fare stronzate? Ma sei tu che parli, sì, quest'altro che si mette a cazzate, la vuoi finire di parlare sempre? Cazzate, non sono io, cazzo. Sto parlando e non sto facendo figura di merda, quando parlo io penso, io penso. Effettivamente, chi è quello, quel coglione che mette in mezzo sempre a cena poi, a cena? Ma come ti viene in mente a cena? Non, e non c'è neanche un dollaro per comprarti un po' d'acqua. Chi sta perché? Io ho rubato da sincero quei soldi. Chissà perché avevo fatto tanti casini. Ora siamo in cazzo, ma è proprio questa. Non potevi vedere la tua macchina prima. Perché non ho la macchina. Ciao Mario, tutto bene? Sì, ecco, lo so. Diligentone, quando era arrivato, non potevi avvertirci a noi due che era arrivata testa di cazzo. Ci preparava qualcosa di cazzo. Lui mi proprio. C'era una cazzo testa di cazzo. Non volevo sapere. Avevamo detto. Ma Mario, buonasera. Ma che sta facendo adesso? Tu non so, c'è qualcosa che non mi quadra. No, sera. Tranquillo, non esce la cacca, mi stanno aiutando. Ho detto che è pericolante. Tranquillo, c'ho un bel video. Sono andato a prendere il rotolo di antigenica per questa testa di cazzo. No, però non mi tragliare perché mi fa perdere la concentrazione. Per favore. Fantasma, è colpa tua che tu hai iniziato a parlare. Non ce l'hai il telefono? Ci potevi avvertire, ce l'hai il telefono? Se ce l'hai la bocca, allora faccio credito. Non c'è credito, potevi farti la ricarica. Me la dovevo fare stamattina, però Mario ti viene all'improvviso. Dove, come cazzo me la devo fare più la ricarica? Chiedevi a Mario di accompagnarti a farti fare la ricarica. Sento, se non ci ho pensato tutto. Coglione di merda! Coglione di merda! Che cazzo ci pensiamo? Cazzate! Sì, continuiamo a dire cazzate dopo non capisci un cazzo. Hai finito di flussare? Sì, un attimo, un minuto, devo soltanto pulirmi, un minuto, uso la mano. Hai finito di pensare? Che schifo. Tranquillo Mario, abbiamo quasi fatto. Vabbè dai, io torno su, vedi un attimo. Ok, riposati pure, stiamo facendo scherzando un po' tra di noi. E qui c'è qualcuno che mi dà un po', che dà un po' fastidio qua alla gente. Sì, che cazzo ci sta facendo? Quando chiudete questa cazzo di bocca, no, tu devi chiudere questa cazzo di bocca, fantasma. Beh Mario, bene, ho finito ragazzi, possiamo andare. Mario, siamo qui. Ha finito? Ok. Senti un po' Mario, perché non ci racconti un po' di te? Cosa hai fatto per tutto questo tempo? Sono stato alle Maldive per 5 mesi. Che palle, mamma mia, ma taglia corto! Mi mette a dormire, mamma mia. La vacanza è stata bella, solo che mi hanno rotto le palle. Chi ti ha rotto le palle? Scusa. Erano dei sicari di un imperatore nordcoreano o qualcosa del genere. Era coreano, diciamo. Che non so neanche che volevano, anzi. Per quanto mi hanno raccontato alcuni dei sicari che ho ucciso. I sicari Noi siamo noi quelli strani. Coreano, i sicari. Ma che è stato? Ma Mario ha bevuto stanotte? No, assolutamente e no. E poi siamo noi strani. Ma non ti rendi conto? Ma che sono? Non c'è neanche come nel vocabolario sta parola. Ma noi scusa, perché stiamo andando da questa parte? Forse torniamo a casa, ragazzi. Io sinceramente. No, che bello! Torniamo a casa, dai, io non ti giovane. No, dai, io direi che ti giovane, ma sei già questo. Andiamocene a casa, che sono stanco. Non ho una casa, non ti conto. Ah, beh, potresti stare a dormire da me. Cazzo. No, dico che Mario non ha più una casa. Volevo dire, noi ne siamo felici di. Vai a vivere da sogni, da esatto. Puoi venire a vivere. Dove sto io? Esatto, dove sto io potremmo fare una partita fisico, da parte. Esatto. Mi piacerebbe, però io ho una casa, no? No, ma che fa? Ma vieni a dormire da noi, dai, sì, è bello stare insieme. Facciamo c'è tutto, fa 5 mesi, te devo subito già andare. Dai, stiamo tutti quanti insieme almeno una settimana. Sì, dai. Ma io mi piacerebbe, però comunque mi piacerebbe anche tornare a casa. Sì, ma puoi dormire pure da me, non ci sono problemi, assolutamente. Senti, perché non accompagni prima noi a casa e poi tu vai a casa tua? Ecco. Oh. Mamma mia. Non so se la cosa funziona oppure che cosa, ma che cosa? Mi ha dato un messaggio. Un messaggio? Chi sarà stato? Mia moglie. CJ, non è CJ? Ah, ma no, messaggio CJ! Oh, che bello! Che bello! Mario?
devo dirti una cosa importante. Oh, sei fidanzato! Auguri! Wow! Non te lo sia chiaro, sia chiaro che non è più una casa. Cosa? No, ma no, vuole farti due scherzi. Oggi scherzo, è il primo di aprile. Sì. Oggi è un pesce d'aprile. Ti sei dimenticato che oggi è il primo aprile? Hanno rubato i tuoi. Ti hanno rubato. Aspetta, posso vedere il telefono? Dammi il telefono. No, aspetta. Ti hanno rubato i soldi? E li hanno dispersi in mare. Aspetta, dammi il telefono, dammi il telefono! Il mio telefono! Era cosa ne compro là? Tutto quello che. Ma questo è la Ma perché stiamo andando perché qui? Perché stiamo andando nella 251? Scusa. Ma questa strada mi sembra familiare, ragazzi. No, no. Cioè, quella che sogni tu, Sì, è vero, non è sognato. No, perché? Perché il Radio 51 è un brutto posto, non ci possiamo entrare. Non ci possiamo entrare, è vietato dalla Ma ragazzi, non ci possono arrestare, cioè non abbiamo fatto niente di male, quindi. Sì, ma già stato davanti è pericoloso. Ma noi infatti non abbiamo mai fatto niente di male. Appunto, magari, non so, dovrai incontrare dei vecchi amici, quindi, no? Devi incontrare dei tuoi vecchi amici. Perché se è così, noi non abbiamo nessun problema. Nessun problema. Nessuno, guarda. Sì, in realtà, sì, in realtà questo servizio non comprende il fatto che debba incontrare qualcuno. Ah, vabbè, un vecchio amico di vecchia data sicuramente. C'è una, sì, una troia di sicuro. Tanto. Una troia. Siamo arrivati. Che bello un villaggetto. Però è disabitato, tipo. No, qui mi pare che ci traslocai qualche mesetto fa. Ci traslocato? Quando? Dove? Come? Ah, sì, non ti ricordi, una volta venne qui in vacanza. Ah, già è vero. Per stare lontano da voi, ma voi giustamente voleva con le vostre bombe. Voleva stare in montagna, giustamente, voleva godersi la natura. Sono ok, facciamo questo servizio e poi ce ne andiamo. Mario, che stai vedendo? No, ho mandato un messaggio a questa persona. Ah, ma chi è questa persona? La conosciamo? Mi sembra che sia. Ah, no, proprio questa. Chi è? Questa chi? CJ? CJ, oh, oddio, cosa ci fa CJ? Calma, ragazzi. CJ, sono io! Ma come ci vediamo? Mi sa che non c'è CJ, forse dovrei di andare in altra parte. Ok, adesso scendo. Va bene, ti aspetto qui. Ragazzi, io devo andare in bagno, devo pisciare urgentemente. Sì, anch'io, accidenti, non vedo un bagno. Porca miseria, che sincronizzazione, ma devo farlo anch'io. Ok, fermi qui. Fermi qui. Perché? Cosa è successo? Siamo su un campo minato. Fermi qui. Campo minato? Sì, la cacca è importante. Fermi. Che c'è? La cacca è importante. Fermi. Ok, ragazzi, siamo fermi. Fermi, forse è una foto di gruppo, ragazzi. E vai. Hai ragione. Ok, aspetta che mi metto in posa. Ciao, CJ. Da quando è incredibile. Wow, da ci sei mangiato. Ciao, CJ. Levami quelle cazzo di mani di dosso. Schifosa merda di persona. Oh cazzo, lo dico anch'io, porca miseria. Ma che sincronizzazione. Ce lo dirò anche tu, vecchio pezzo di merda, schifoso e te quasi. Ehi, calma, dico, calma. Ehi, si sente, calma, di male fino a prova contraria. Siamo sempre stati brevi ragazzi, educati nei confronti tuoi. Perché tu ti incazzi con noi? Ah, questa è un'ottima domanda. Dunque Mario mi ha chiamato. Mi ha chiamato molto prima. Cosa che ti ha detto? Volete davvero saperlo? Scherzando. No, sta scherzando, un pezzo da prima. Ok, ragazzi, lasciamolo parlare, perché di sicuro ci vuole fare i complimenti per cosa abbiamo fatto per lui. Testa di cazzo, stai zitto prima che ti metto una cosa nel culo. Ok, va bene. Accidenti, però credo che. Non so perché, ma credo che noi abbiamo le stesse voci. Veramente, io non credo. No, sì, davvero, guarda, adesso ci faccio caso. Oh mio Dio, non ci posso credere. Sì, con tutte queste voci comuni. Veramente. Ok, basta, state zitti. No. Dunque, caro Mario, dunque, da dove posso iniziare? Dall'inizio, per favore. Allora. Ma iniziare perché cosa? Allora, perché siamo io qui? Sono nato praticamente quando avevo 0. Tu sei nato, ma tra poco non sarai più nato. Sonic. Silenzio, voglio sentire parlare. Io sono nato pure quando avevo 0 anni. Silenzio. Giusto, ecco, bravo, spara. Silenzio anche tu. Ma stavo dalla tua parte, non è già. Silenzio. Ok, va bene, sto devi parlare, Sono CJ, devi guardare a fanculo. Sì, va bene, ora lo facciamo parlare. Come mi sto divertendo. Già, anche io mi sto divertendo un sacco, veramente. Io mi sto divertendo tra poco a mandarti. Fanculo. Ragazzi, sì, zitti, se no ci spara, quindi zitti. Non deve volare una mosca, ok? Molto bene, ora che adesso siete quasi morti, posso parlare. Dunque, sì. Adesso...
Aia! Ragazzi, nel frattempo ci facciamo un barbecue? Sì, sì, e vai! Nessun barbecue, state zitti e chiudete quel cesso di bocca. Vaffanculo. Ah! Prima che arrivasse Mario, gli ho mandato un bel messaggio. Sai dov'ero, Mario? Ero in ospedale. Sapete perché ero in ospedale? Sì. Magari uno di voi tre me lo sta spiegando. Dico io perché ero in ospedale. No, me lo spiega fantasma. Sì, io lo so, e vai. Allora, il motivo per cui ero in ospedale è che ha fatto la cacca, giusto? Esatto, sì, esattamente. Alimentare, sicuramente, giusto? No, ho sbagliato. Mario? Ah, perché? Ok, va bene. Il motivo per cui siete qui è uno. Lo so io, voglio rispondere io. Per favore. Ci vuole fare un regalo. Sbagliato. Ah, io so la risposta giusta, posso parlare? Prego. Allora, il motivo per cui tu... Sbagliato. Non ho ancora detto niente. Fantasma. Allora, io devo fare la cacca, quindi... Sbagliato. Ah, che cazzo. Volevo dire una cosa di costruttiva. Dopo questa conversazione, tu penserai che tu andrai a casa. Sì. A casa tua. Sì, ognuno ma invece propria. Non sarà a casa tua, caro Mario. Infatti mi ha anticipato quel messaggio. Cosa è successo? No, è la casa che hanno venduto i nostri cari amici che si trovano qui di fronte. Avete venduto la mia casa? E chissà perché qualcuno l'avrà riempito pieno di cacca. Perché non aveva il cesso. Chissà perché l'ha messo ancora. Fantasma! Ma non aveva il cesso, non aveva il cesso. Non mi interessa! Ha filato il cesso. Che schifo. Io non c'entro. Che cazzo? Ok, va bene. Ah, tu dici che non c'entri. E allora se vediamo un poco. Chi è che ha venduto con i miei soldi la macchina di Mario? Chi è che ha venduto il frigorifero al pacco dei pegni? Chi è che ha fottuto i soldi ai miei uomini e li ha buttati nella cacca e poi in mare? Chi è stato allora? Ma dai, ma cosa ridete voi due? Ma è uno scherzo, ragazzi. Aia. Il pesce d'aprile è passato, caro mio. Ma oggi è prima d'aprile, cazzo. Ma voi avete deciso di fare un bel prestito. E allora, Mario, perché non prendi il tuo telefono e guardi quanti soldi hai sulla tua carta di credito? Vado a vedere. Ma perché ormai li mettono pure sul telefono? Ma no, ma serio? C'ho il conto in rosso. Il conto in rosso. Che brutta cosa, conto in rosso. Ma come è capitato? Ah, è come il semaforo, ragazzi. Sono in debito di 10 milioni di dollari. Che bello, dai. Stai facendo uno scherzo, Mario. Che combinato. Stai facendo uno scherzo, dai. In realtà siamo su scherzi a parte, giusto? Sbagliato. $10,000? No. Non sono $10,000. Alcuni sono in contanti, ma chissà dove sono finiti. Tu, non è vero, Sonic? Vuoi che te lo ricordo? Rispondi, Sonic, rispondi. Andate in fumo, esplosi dentro alla macchina. Ma come lo fai? Sì, era una macchina della polizia questo, perché qualcuno ha deciso di fare le cose illegali. A proposito di questo, ecco, io pensavo che... La cocaina che pensavo fosse zucchero, insomma, mi hanno messo in galera. Però è stato un errore loro. Perché... È stato un errore burocratico. Ma era zucchero, non era cocaina. Era soltanto era confuso, ragazzi. Ma hanno sbagliato loro. Hanno sbagliato loro, ok, questa volta non c'entra, ok? Hanno sbagliato loro. Non sanno distinguere. Non sappiamo niente. Non sanno distinguere lo zucchero dalla cocaina, dal sale, quello che cavolo era. Quindi sono stati in prigione per senza niente, ecco. Noi siamo innocenti, ecco. Ah, ti prego, Mario. Sonic è andato a vivere da me. Io non lo rimaglio di nuovo, ti prego, lasciami andare. Senti, quello che è rimasto senza casa sono io. Ah, ti possiamo ripagare i soldi? Da noi. Ti possiamo sì, ripagare. Puoi venire a vivere da noi, dai. Mi dovete 10 milioni di dollari, ok? Dai, che bello scherzo, siamo su Candy. Se posso intervenire... Zitto tu! No. Se posso intervenire più quelli che sono saltati in aria, sono 60.000 dollari. 60 milioni? 60 milioni di dollari. 60 milioni. Oddio, mi sto sentendo male. Il debito di Stato, ragazzi. Se ti senti male, prenditi un moment act. E con questo, ragazzi, io ho finito. Adesso, Mario, ti lascio a te. Accidenti, ragazzi. Quando si gira, disponiamo. Dica. Incredibile. Questa storia mi sembra sempre più assurda. Sonic. Cazzo.
No, perché non chiedi quella? Va bene, CJ, ci vediamo la prossima volta, ok? Ok, senti Mario, ok, allora noi, ok, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto un sacco di errori, abbiamo fatto delle siamo innocenti. Abbiamo cercato di migliorare, ho cercato di buttare quei soldi dove ho fatto la cacca perché non sono ancora andato dal medico, però insomma sto cercando di rimediare, sto cercando di avere i soldi per andare dal medico. Ho cercato di rimediare a prendere i soldi, insomma è venuto a vivere da me Sonic e alla fine Skipper insomma ha fatto tutto un disastro. È successo tutto un casino, non è stata colpa nostra, su assolutamente. Però se vuoi possiamo rimediare, ok? Possiamo ancora rimediare, possiamo organizzare, non so, un pranzo, un barbecue per esempio a casa tua, cioè volevo dire a casa mia, a casa tua. Cioè, casa nostra, dai. A casa nostra. Scusatemi un momento. Dove vai? Che cosa fai? Dove vai? Mario, non ci lasci a piedi, vero? Mario, dove stai andando? Mario! Ah, ci vieni a prendere? Oh, sì, è bello. Che bello. No, dunque, ti stavo dicendo, ecco... un momento, sì, riascolto, sì, un attimo solo, Ok, ti stavo dicendo, mi ascolti? Ma si parte a sì, casa? Sì. No, un attimo solo. Mi ascolti? Sì, vi ascolto. Ecco, stavo dicendo, ecco, io non voglio andare a vivere di nuovo insieme a Sonic perché... è torturante, ok? È una tortura, per favore. Quindi, ci scusiamo, ok? Sì. Saremo in dito. Sì. Ti chiediamo perdono. Quindi volete votare il sacco? Sì, è questo. Abbiamo votato il sacco. L'ha messo anche sì, c'è. È proprio tutto? Sì, è proprio tutto. Tutto. Abbiamo ammesso. Ok, va bene. No, perché cosa? No, senti, andiamo Mario, fai il bravo. Dai, avanti. Non facciamo stupidaggini, potresti andare in prigione per questo. È pericoloso, infatti, non bisogna. Ci levi queste cazzo di bombe. Non si staccano. Mario, per favore. Dai, Mario, per favore. Non si dovrebbe abbassare i nostri livelli. Ok, facciamo così, facciamo una cosa. Facciamo una bella cosa. Sì. Adesso noi ci calmiamo tutti quanti, prendiamo un bel respiro, un bel caffè ci prendiamo e ce ne andiamo a casa magari a prenderci un bel caffè. Tutti e dici va bene. Ok, quindi adesso possiamo andare. Ah! Addio! Bastardi! Ve la meritate! Da questi mi hanno venduto casa, mi hanno dato, cioè non lo so. Io che E meno male che ho un altro fondo, per i risparmi. E c'ho altri 100 milioni di dollari. Però non è possibile. Ho comprato loro la casa. Io ho comprato delle armi. Io mi fidavo di loro e mi hanno tradito così. Non sono morti, questo è certo. Vabbè, a parte nonostante il loro errore non li vorrei mai morti. Però spero che imparino la lezione così. Se ne torneranno a piedi a casa. E ora tocca comprarmi un'altra casa. Mi aspettavo un ritorno molto più sereno.